Amici di Lecco FM, siamo in diretta dal cantiere della nuova Lecco Bergamo, fermo ormai da lungo tempo. Si parla di uno stop di più di 2 anni per questi lavori, che sono iniziati nel 2013 e che adesso si sono in qualche modo arenati. Ancora per poco però, perché a breve si terrà un incontro tra ANAS e Provincia di Lecco per il passaggio di consegne, e quindi noi siamo venuti qui un po' a ricordare la storia di questa nuova Lecco Bergamo, appunto i lavori iniziati nel 2013, poi fermati per questa strada che dovrebbe passare per Curago. I lavori al momento si possono notare, sono completamente fermi e lo stato non è dei migliori, perché ormai è risolto il contratto con la ditta, l'impresa Salk SPA, che aveva l'appalto, un appalto che aveva l'importo di 93 milioni e che poi è stato alzato a 118, cifre che poi non sono state confermate, quelle del nuovo dei nuovi costi, perché poi si è andati per la risoluzione contrattuale. Il contratto infatti è risolto, l'impresa Salk si era pure affidata ai tribunali contro la provincia di Lecco, che però in primo grado ha vinto per l'appunto questa causa, con il giudice che ha respinto la domanda di risoluzione della Salk e il conseguente risarcimento, che ammonta a circa 20 milioni di euro. Di conseguenza il contratto al momento è stato risolto e questa opera passerà sotto ANAS per permettere una sua realizzazione nel corso dei prossimi anni. Quindi, ricapitolando, a brevissimo un incontro tra Provincia di Lecco e ANAS per il passaggio di consegne, poi si attende che ANAS possa sbloccare la situazione. È necessario un nuovo progetto esecutivo che si spera possa arrivare entro la primavera del 2021, con un successivo appalto nel corso dell'anno. Questa importante opera è al momento ferma, lo ripetiamo, il cantiere però potrebbe presto, ce l'auguriamo, tornare a vedere operai al suo interno per la conclusione di questa, che è un'opera veramente importante per la città e in generale per il territorio.